Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6 che si apre con la politica regionale. Polemiche questa mattina in commissione all'Aquila perché si doveva discutere all'interno della commissione di vigilanza tra le altre cose della City, ma il dirigente Eliana Marcantonio non si è presentato e dunque è saltata la seduta, un'assenza che è stata contestata soprattutto dagli esponenti di Forza Italia, però vediamo tutti i dettagli nel servizio di Filippo Tronca. Nulla di fatto questa mattina nella commissione vigilanza del Consiglio regionale, dove si doveva discutere dei protocolli d'intesa per il trasferimento di personale dalla regione tribunale dell'Aquila e soprattutto del contestato acquisto del complesso La City di Pescara da parte della regione, un'operazione al costo di oltre 40 milioni di euro ivi inclusa, con cui si intendono riunire in un'unica sede gli uffici pescaresi. Sull'operazione c'è anche un'inchiesta della magistratura in corso, in quanto in complesso ricadrebbe in un'area a rischio. A far saltare la commissione l'assenza della dirigente del servizio gestione patrimoniale e a interim del personale Eliana Di Marcantonio. Vive le proteste da parte del presidente della commissione di vigilanza Mauro Febbo di Forza Italia e anche da parte di Pietro Smargiassi del Movimento 5 Stelle, che confermano i forti dubbi su un'operazione immobiliare ritenuta opaca e costosa. Parliamo della realizzazione di un immobile su Pescara che mette insieme tutti gli edifici occupati in questo momento dalla regione, alcuni anche in affitto, e ci sarebbe questa proposta che è stata fatta di 42 milioni di euro per un esborso di 1.700.000 euro, quasi 1,8 annui, su cui vorremmo dei chiarimenti, perché sappiamo che abbiamo anche degli immobili di nostra proprietà come Regione Abruzzo e quindi se è stata valutata la possibilità della ristrutturazione oppure di realizzare su un terreno sempre di nostra proprietà come Regione Abruzzo di un immobile ex novo. Dove deve essere realizzata la City? Non ci convince, ci sono dei documenti che dimostrano come sia assolutamente impossibile realizzarla lì. C'è un piano aeroportuale che ne impedisce la realizzazione di volumi ad una certa altezza. Secondo è l'aspetto economico. Come si può pensare di continuare ancora a spendere denari pubblici per realizzare nuove sedi? Pescara ne ha già tante, paga degli affitti che hanno dei costi già esorbitanti. Pensare di poter realizzare altre strutture e pagare affitti ancora più cari per noi del Movimento 5 Stelle è una scelta politica che non può essere accettata. Gli esponenti della maggioranza difendono invece la bontà della scelta che, assicurano, consentirà di risparmiare soldi e guadagnare in efficienza grazie all'accentramento degli uffici e alla dismissione di quelli vecchi e usurati sparsi tra Viale Bovio, Via Raffaello e Via Conte di Ruvo. C'è chi, come il vicepresidente vicario del Consiglio Lucrezio Paolini, Italia dei Valori, ritiene comunque opportuno, a scanso di equivoci, garantire la massima trasparenza dell'operazione. In generale sono assolutamente d'accordo a trovare una soluzione che agevoli il lavoro della regione sul comune di Pescara. Ora, quelle che sono state le strategie messe in campo sulle medesime non mi pronuncio, in ragione del fatto che c'è una indagine aperta da parte della magistratura. E adesso torniamo ad occuparci della questione dell'alberghiero di Pescara questa mattina a margine di un incontro sull'Europa proprio con i ragazzi delle scuole, tra cui appunto quelli dell'alberghiero De Cecco. Il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso ha annunciato che sono stati trovati 450.000 euro per i lavori necessari all'istituto alberghiero di Pescara. Andiamo a vedere insieme il servizio di Paolo Renzetti. Sono stati trovati 450.000 euro per la messa in sicurezza dello stabile che ospita l'istituto alberghiero De Cecco di Pescara. A dare l'annuncio in diretta ai ragazzi della scuola, che da oltre 10 giorni sono in sciopero, è stato il presidente della regione Luciano D'Alfonso, che ha incontrato questa mattina studenti e personale docente nell'aula consigliare del comune in occasione di una lezione sull'Europa tenuta dai professori agli stessi ragazzi. Le risorse, sia quelle già assegnate, 145.000 euro, sia quelle che assegneremo ad Oras, fanno parte di economie rinvenute di lavori o non fatti o fatti male.
Siccome questa per noi costituisce una priorità, io sono venuto a comunicare che intanto mi rendo responsabile della copertura finanziaria di un intervento di efficientamento e di messa in sicurezza. E su questo mettiamo a riparo la struttura di Pescara. Dopodiché con il Comune concordiamo se ci sono terreni idonei per ospitare una nuova struttura scolastica. Terzo, mi preme anche la struttura di Cepagatti, in maniera tale che sia una struttura capace di ospitare nuove figure delle professionalità dell'economia agraria. Su questi tre fronti io non solo farò comunicazione, ma farò anche festa. Adesso il sindaco mi preciserà come sta procedendo il lavoro di rinvenimento dello spazio e dei terreni. Ho ricevuto adesso un sms dal mio capo segreteria che mi dice che i 450.000 euro sono stati individuati per essere assegnati. Fanno parte di economie rinvenute che verranno dispiegate a favore di questa esigenza. L'alberghiero, per quanto riguarda le sue attività formative, si trova situato a Pescara e a Pescara rimane. Per quanto riguarda la vecchia esistente struttura, se il Comune vuole una nuova struttura funzionale siamo pronti. Andiamo avanti, adesso ci occupiamo di trasporti. Fumata nera per quanto riguarda l'accordo tra Regione e sindacati per quanto concerne il contratto dei lavoratori della TUA, la nuova azienda del trasporto locale che ha fuso insieme GTM, ARPA e Sangritana. Ieri il consigliere con delega ai trasporti Camillo D'Alessandro si è confrontato con CGL, CISL, UIL e UGL che continuano a chiedere la riduzione degli stipendi dei dirigenti. Le interviste di Francesca Romana Testi. Continua il confronto con i sindacati sull'azienda unica dei trasporti, ieri ce n'è stato un altro. I punti che in qualche modo vogliono discutere i sindacati sono quelli relativi ai manager, in qualche modo si chiede sacrifici ai lavoratori e loro chiedono di cambiare perlomeno stipendi e anche impegni. Noi questo già lo abbiamo detto e già l'abbiamo fatto perché abbiamo raggiunto un accordo con la rappresentanza sindacale dei manager, in particolare con Federmanager. Significa, per essere chiari, che ridurremo il numero dei dirigenti e dei direttori e ridurremo soprattutto quanto percepiscono. Fino ad oggi più o meno sono stati tutti a dormire e ci sono state gente che ha preso anche 200.000 euro all'anno. Con noi prenderanno al massimo 83.000 euro, cioè quello che percepiscono i dirigenti della pubblica amministrazione regionale. Per questo lo considero un tema vero ma già risolto e sono assolutamente fiducioso, ma anche più della fiducia, cioè sono razionalmente convinto che la prossima settimana chiuderemo l'accordo anche con i sindacati. E cambio al vertice dell'IZS di Teramo, Manola Di Pasquale è il nuovo presidente con un nuovo CDA, il servizio. Manola Di Pasquale, noto avvocato teramano, è il nuovo presidente dell'Istituto Zooprofilattico Caporale Abruzzo Molise di Teramo. L'ex candidata sindaco del capoluogo abruzzino per il centro-sinistra alle ultime elezioni è stata nominata nel corso di una riunione che si è tenuta ieri nella sede della regione a Pescara. Eletto anche il nuovo consiglio di amministrazione di cui fanno parte, oltre alla Di Pasquale, anche Giampaolo Colavita in rappresentanza della regione Molise e Nicola D'Alterio. Grande soddisfazione è stata espressa dall'entourage di Manola Di Pasquale per una presidenza di prestigio a capo di un ente che rappresenta una delle eccellenze della nostra regione. Il nuovo consiglio di amministrazione ha espresso soddisfazione inoltre e vivo apprezzamento per l'attenzione rivolta allo zooprofilattico dai presidenti delle regioni Abruzzo e Molise, Luciano D'Alfonso e Paolo Di Laura Frattura, e dall'assessore regionale alla sanità abruzzese Silvio Paolucci. Lasciamo la pagina regionale per occuparci di cronaca, indagini in corso per scoprire le cause dell'incidente in volo che ieri ad Aprilia vicino Roma è costato la vita ad un pilota aquilano, ex colonnello dell'aeronautica, tra l'altro anche molto esperto di volo, il servizio di Daniela Rosone. Si indaga ancora per scoprire le cause dell'incidente in volo che ieri ha costato la vita ad un pilota aquilano, Gino Fischione, di 61 anni. L'elicottero sul quale viaggiava è precipitato a Lanuvio, vicino Roma. Esperto di aerei, ex colonnello dell'aeronautica militare e collaudatore della Gusta, una volta andato in pensione, Gino Fischione, molto conosciuto in città, lascia la moglie e una figlia. All'Aquila era amato e stimato, nonostante vivesse da anni ormai a Ciampino. Nella città dell'Aquila tornava spesso. Una vita la sua, dedicata al volo, istruttore nell'aeroclub di Preturo, tanti anni fa.
L'elicottero ultraleggero sul quale viaggiava Gino Fischione è precipitato in un campo ieri pomeriggio. Ad occuparsi dell'inchiesta sono i carabinieri di Lanuvio e quelli della compagnia di Velletri. Sul posto, per il recupero del corpo, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Purtroppo, per Gino Fischione, non c'è stato nulla da fare. E adesso andiamo all'interno del Consiglio Comunale di Teramo. Ieri si è consumato uno strappo dentro la maggioranza che sostiene il sindaco Maurizio Brucchi. I consiglieri di Fratelli d'Italia, Micheli e Sbraccia, salutano dunque la maggioranza per confluire nel gruppo misto, ponendosi di fatto all'opposizione. Ci dice tutto nel servizio Elisa Leuzzo. A Teramo la maggioranza consiliare perde due pezzi e da 19 passa così a 17. Un annuncio che arriva durante la seduta del Consiglio Comunale svoltasi ieri mattina. Il gruppo di Fratelli d'Italia, composta da Raimondo Micheli e Mimmo Sbraccia, lascia la giunta Brucchi. Una decisione che i due consiglieri motivano così. Già da tempo non potevamo sopportare più, insomma, questo comportamento di questa giunta, venendo a sapere i provvedimenti tramite quotidiani o varie. Credo che il progetto politico iniziale forse si è perso un po' per strada. La destra sociale che noi rappresentiamo a volte negli atti di questa amministrazione non viene neanche ascoltata sui temi sensibili come quella dei disabili, sulla attività che si svolge all'interno delle situazioni socio-economiche difficili che tutti quanti non possono non conoscere in questa città. Dobbiamo affrontarle assieme, sulle progettualità, sul grande sviluppo socio-economico che questa città deve avere, deve riprendere nel più breve termine possibile, è possibile anche, chiedo scusa per il gioco di parole, a volte anche coinvolgere il nostro partito. Questo è stato disatteso, bisogna cambiare rotta, attualmente non vedo questo cambio di rotta, scendiamo da questa nave, andassero avanti per i fatti loro. Le scelte che noi andremo a fare da qui in poi saranno scelte dettate non dal rancore, ma da un'analisi attenta di ciò che ci viene presentato di volta in volta. E quindi il nostro appoggio è condizionato. Alle riunioni di maggioranza qualcuno ha detto che voi non partecipavate, è vero? Le riunioni di maggioranza abbiamo partecipato sempre, tranne le ultime, quando ci siamo accorti che forse il menù era già stato predisposto e gli ingredienti erano già stati inseriti da altri. Io credo che le riunioni di maggioranza debbano essere il punto di incontro, di dibattito, di confronto e anche a volte di scontro. Se la riunione di maggioranza è portare un piatto freddo già servito e preparato da altri, beh, io a queste riunioni di maggioranza non ci sto. Ottimista sul futuro e certa che a breve si troverà una soluzione condivisa da tutti, il vice sindaco Mirella Marchese. Sono veramente molto fiduciosa perché parliamo di amici della stessa coalizione che stanno insieme per il bene della città, quindi sono sicura che nei prossimi giorni sicuramente ci si siederà attorno ad un tavolo e sicuramente si troverà la soluzione per uscire da questo momento che è un po' difficile. Cambiamo argomento adesso e torniamo a Pescara, dove sono stati presentati in comune i primi dati sullo stato delle acque del mare e del fiume Pescara dopo i campionamenti effettuati da Arta e Direzione Marittima in base ad un protocollo che era stato siglato nelle settimane scorse proprio con il comune di Pescara. Servizio. Presentati questa mattina i dati sulla salute del mare e del fiume di Pescara, numeri che evidenziano uno stato inquinante delle acque nei vari punti di prelevamento e campionamento. Questi sono i primi dati resi noti dopo la stipula di un protocollo d'intesa firmato nelle scorse settimane da amministrazione comunale, direzione marittima e Arta, con l'obiettivo di controllare periodicamente lo stato delle acque. Quello che è il dato batteriologico legato a enterococchi e escherichia ci dà un quadro allarmante ma anche conoscitivo di una situazione determinata, e cioè che il fiume di Pescara entra nella città di Pescara con un carico batteriologico di 5.000 unità di enterococchi e 15.000 di escherichia, quindi entra acqua già, diciamo, inquinata. A valle del depuratore l'acqua comincia la carica batteriologica comincia a spegnersi, abbiamo 4.500 di enterococchi e circa 12.000 di escherichia, esce nel mare e abbiamo i tre valori monitorati, via Balilla, via Mazzini e Teatro D'Annunzio, tutti e tre fuori norma. Abbiamo compreso da questo primo elemento che l'inquinamento viene a monte
non nasce nel mare e che quindi dobbiamo intensificare nelle prossime campagne, anche e soprattutto con l'apporto del dato chimico che ci fa capire qual è il dato vero dell'inquinamento, da dove proviene. Con altre 2-3 campagne siamo in condizioni di avere un quadro più dettagliato. All'Aquila sta facendo discutere la decisione del comune di staccare l'acqua calda e il riscaldamento ai morosi del progetto Case. E proprio in uno di queste abitazioni a Sant'Antonio i residenti sono d'accordo con la minaccia da parte del sindaco, ma mostrano anche il degrado in cui versa il loro quartiere post sismico. Il servizio di Filippo Tronca. Progetto Case di Sant'Antonio all'Aquila in una fredda giornata di autunno, che potrebbe essere ancora più fredda per i morosi nei confronti dei quali il sindaco Massimo Cialente ha promesso il pugno di ferro, ovvero annunciando il distacco di luce e gas. E i residenti si dicono d'accordo, lo abbiamo pagato, è giusto che lo facciano tutti, il commento quasi unanime. Il sindaco Cialente ha detto stacco, luce e gas a chi non paga le bollette al progetto Case, lei è d'accordo? Io sono d'accordo. Lo paghi il suo, non mi sembra giusto. No, di meno no, ma è giusto. D'altronde a casa loro tutti quanti avrebbero pagato. E capisci? Tutti quanti a casa loro pagano le bollette, che non le pagano. Anzi, non mi spiego come mai siano arrivati a un punto che queste bollette si siano implementate di somme, e poi sono arrivati a punto di cosa che devono fare. D'altronde diciamo che sta prendendo bene di somme, quindi dovrebbero sapere quello che fanno. A posto. Voi siete d'accordo? C'è però un ma. I cittadini sfollati pagano anche quote condominiali per la manutenzione di spazi comuni, pagano la tassa sull'immondizia. Però a guardarsi intorno si osservano aree verdi che sono foreste disseminate di rifiuti e sono gli inquilini stessi, volontariamente, ad aver più volte tagliato l'erba e ripulito. L'area urbano danneggiato ed usurato non viene riparato, molti ascensori e anche impianti di riscaldamento si rompono di sovente, ma le ditte a cui è stata affidata la manutenzione intervengono con clamorosi ritardi. C'è infine chi gioca a basket, facendo lo slalom tra le buche. Da parte dell'azienda che gestisce la manutenzione del posto, perché soprattutto dal punto di vista dei rifiuti, dell'immondizia, anche dei beni comuni, tipo lo stesso campetto, gli ascensori, gli spazi comuni, quello forse bisognerebbe migliorarlo. Cioè c'è poca manutenzione e quindi la gente vive anche in disagio e poi non è neanche motivata, diciamo, a... No, non è una questione di disagio, è una questione che bisogna... Sono dell'idea che per vivere bene bisogna avere un ambiente credibile, un ambiente pulito, un ambiente in cui si può giocare senza bisogno di inciampare dentro le buche del terreno del campo, per esempio. Quindi la manutenzione è fondamentale per vivere meglio. Adesso torniamo a Teramo per parlare delle polemiche che coinvolgono la decisione del Comune di effettuare lavori su Corso San Giorgio. In particolare i commercianti stanno sollevando appunto questioni per quanto riguarda il restyling del corso, il servizio. Commercianti sul piede di guerra oggi all'inizio dei lavori, lavori annunciati, già criticati da tutti quanti i commercianti, e oggi con l'inizio ufficiale del cantiere, già ieri dall'allestimento, insorgono nuovamente le polemiche. Ma le polemiche insorgono perché gli accordi presi al tavolo di lavoro non sono stati questi. Chiaramente ci sentiamo un'altra volta presi in giro, perché se si è deciso insieme all'assessore di Giovan Giacomo e all'assessore Tancredi che il cantiere doveva iniziare a filo di marciapiede, non capiamo e ancora non ci danno una risposta perché stanno mettendo le transenne a metà marciapiede. Chiaramente parlare chiaro si va, cioè noi siamo andati in questi tavoli di lavoro molto tranquillamente, abbiamo sempre accettato le loro idee, però adesso sentirsi ulteriormente presi in giro per l'ennesima volta non ci stiamo. Quindi adesso vi aspettate una risposta, se questa risposta non vi accontenterà che farete? Ma credo che come al solito la politica non ce la darà la risposta, prenderanno tempo, passerà il solito periodo fino a novembre, il cantiere verrà smantellato. Ci sono degli accordi disattesi che giustamente ci devono essere un po' spiegati, soprattutto da chi ha realizzato il cantiere, dall'azienda che effettuerà i lavori, che dovrà essere, per quello che ci riguarda, rapidissima in questo periodo proprio per smantellare il cantiere in maniera veloce.
Subito pronta la risposta da parte dell'assessore ai lavori pubblici Giorgio Di Giovan Giacomo. Avere un cantiere piccolo, una ristretta piccola dove i mezzi devono anche rigirare, non è possibile lavorare, vogliamo accontentare su tutto, però diciamo che alcune situazioni le abbiamo dovuto vedere con i responsabili della sicurezza, perché devono in primo luogo assicurare la sicurezza sia degli operatori che lavorano, ma anche delle persone che stanno lì a ridosso del cantiere a guardare. Resterà così quindi il cantiere, ci sarà un incontro con i commercianti per chiarire questo aspetto? No, finché non finiamo la lavorazione che sono previste dal cronoprogramma, purtroppo rimane così. Andiamo avanti e parliamo adesso del giubileo proclamato da Papa Bergoglio, un evento che può essere un'opportunità per l'Abruzzo e soprattutto per lo sviluppo del turismo religioso, e se ne parlerà di questo in un convegno organizzato a Lanciano il 6 novembre per quanto riguarda la 13ª edizione dell'Italian Workshop Culto e Cultura. Giammarino, si avvicina l'importante appuntamento con il Giubileo, la Regione Abruzzo è pronta a partecipare in maniera attiva con i suoi percorsi religiosi? Sì, io credo di sì, Culto e Cultura in Abruzzo ormai ha già diversi chilometri, 78 per la verità, di cammino che è stato palinato, quindi è tutto registrato, non ci sono problemi ad andarci, già ci vanno in maniera consistente. E dopo abbiamo strutturato in 15 anni un lavoro comune nella realtà abruzzese, ma anche con le realtà italiane ed internazionali, sia per quanto riguarda la necessità, la possibilità di concretizzare, di fare in modo che i giocatori che vengono, le persone che vengono ai nostri B2B possano riportare a casa. E se vengono da 15 anni un risultato ce l'hanno, questo è fuori dubbio. Tra l'altro noi andremo il prossimo 6 novembre al 13° workshop e nello stesso tempo presenteremo il 5° rapporto sul turismo religioso, con i dati Istat consolidati e quindi tutto in verità, che ci mette in condizione di poter dire come fare e perché fare, in che modo fare, in ragione dei dati scientifici certi che ci mettono a disposizione Istat. L'importante è che la Regione, come dire, si metta in condizione di avviare un percorso aderente alla realtà del nostro territorio. Voglio dire in altri termini che non bisogna utilizzare il politichese, ma bisogna utilizzare, come dire, un verbo che è quello professionale e capacitale. Anche Pescara, ricorda lo scrittore, poeta, regista e cineasta Pierpaolo Pasolini, nel quarantennale della scomparsa, grazie ad una serie di iniziative organizzate dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'ARCI. Antonio Tiberio, presidente dell'ARCI di Pescara, ricorre il quarantennale della scomparsa di Pierpaolo Pasolini e anche a Pescara volete ricordare questo grande scrittore. Sì, giustamente ricordare e non solo commemorare. Vogliamo provare a stimolare la cittadinanza in un dibattito sull'elaborazione di quello che è il lascito politico e culturale del grande intellettuale italiano del Novecento, che è Pierpaolo Pasolini, cineasta, giornalista, scrittore, poeta, e proveremo da partire dal 2 novembre, che è la data delle ricorrenze, e i successivi 6 mesi a seguire, a confrontarci con i nostri soci, con la cittadinanza, attraverso una serie di iniziative per provare a rielaborare qual è il suo lascito. Per queste iniziative avete organizzato degli eventi anche in collaborazione col Comune di Pescara. Sì, iniziamo il 2 novembre con la proiezione del film Fatti Corsari al Circolo Maids di Pescara in via Nazario Sauro, che sarà poi comunque il punto di riferimento di tutte le iniziative cinematografiche di proiezione che faremo sul tema. Il tema che andremo a affrontare, proveremo ad affrontare, è quello dalle borgate pasoliniane ai nuovi ghetti metropolitani, quindi una serie di presentazioni di libri e proiezioni di film che si ricollegano con la poetica su questo tema molto ben approfondito da Pasolini. Insieme al Comune di Pescara, all'interno del Festival delle Letterature, giovedì 5 ci sarà un importante cameo, invitiamo tutta la cittadinanza a seguirlo, anche perché lo annunceremo dopodomani nell'insieme del cartellone del Festival delle Letterature. Prosegue la preparazione, siamo allo sport per quanto riguarda il Pescara in vista della gara di venerdì contro la Pro Vercelli. Buone notizie per Memusciai e Zampano che sono sulla via
del recupero, difficile però un impiego per entrambi contro i piemontesi, quasi certa invece la riconferma di Rolando Mandragora, perno insostituibile anche dell'Under 21 di Gigi Di Biagio. L'intervista a Mandragora è di Andrea Costantini. Mandragora, prestazione convincente, ci voleva anche perché ad Ascoli la squadra non meritava di perdere, il bilancio è positivo per Trapani. Sì, il bilancio di Trapani è sicuramente positivo per la partita di Ascoli, non meritavamo di perdere per il gioco che abbiamo espresso durante la prima, diciamo, i primi 60 minuti di gara, però il risultato purtroppo non è stato a nostro favore. Ecco, voi come avete gestito anche queste critiche passando appunto dalla partita di Ascoli a quella di Trapani? Purtroppo le critiche fanno parte del gioco, quindi ci siamo messi a lavorare insieme allo staff, al mister e alla squadra e siamo riusciti ad ottenere la vittoria di Trapani. Stai trovando sempre più la tua dimensione in questo centrocampo dove tu sei anche il fulcro nonostante la giovane età? Sì, io cerco di fare tutto quello che mi dice il mister e cerco di fare del mio meglio per, in funzione della squadra, diciamo. Ecco, dal mister che spunti trai da Oddo? Come ti sta guidando, come ti sta gestendo? No, mi guida come guida tutti i membri della squadra, diciamo, siamo tutti uguali. Insomma, prospettive, tu insomma non sei di proprietà del Pescara ma ti stai mettendo in grande evidenza, pensi un po' più in là, pensi oltre? No, ora penso al Pescara, penso a fare bene anche a Pescara, poi vediamo alla fine dell'anno. Venerdì la Pro Vercelli, non bisogna guardare la classifica, non è necessario farsi fuorviare, no, dalla situazione della Pro Vercelli. No, non bisogna guardare per nulla la classifica, bisogna andare in campo cattivi e cercare di ottenere i tre punti. E cercherà di ottenere i tre punti anche la Virtus Lanciano per sfatare il tabù trasferte. Questo è l'obiettivo dei rossoneri che sono di scena sabato a Brescia con l'organico quasi al completo. Mister D'Aversa può optare per varie soluzioni e noi adesso andiamo ad ascoltare il centrocampista Zé Eduardo. No, sì, no, la vittoria è sempre importante, no? Poi è arrivato il momento secondo me giusto, no? Che la squadra secondo me abbiamo sempre giocato bene, però il risultato non stava arrivando. Poi la partita che abbiamo giocato, non so, un pochettino, non dico male, ma un po' peggio delle altre partite, abbiamo il risultato. Poi è importante quel punto lì, il punto della vittoria è sempre importante. È una posizione nuova per me, no? Però io ho giocato da trequartista, però penso che è un po' diverso, no? Che la posizione adesso, però è una cosa nuova, ci serve un po' di tempo per provare, per abituarsi nel ruolo, no? Però mi trovo bene, posso fare bene quello che posizione, penso. Sto sempre vicino alla porta, ancora non ho segnato, però di partire sto provando il massimo e quando non segno magari fai un assist o aiutare sempre la squadra. No? E la posizione è difficile diciamo, perché ho giocato lì da trequartista e sempre un po' la posizione. Quando sono arrivato sì, no? Che avevo già un pochettino, stavo senza giocare. Però adesso non so che già sto molto meglio già nel punto fisico, abbiamo fatto dei test, ho migliorato personalmente, no? Adesso mi sento molto meglio. Di cosa penso io possiamo fare bene, no? Dico la salvezza tranquilla, non so, perché sono tutti partite difficili, no? Però penso che come stiamo giocando stiamo crescendo molto. Secondo me adesso comincia a arrivare qualche vittoria, così possiamo fare i punti già, anche fuori di casa, già abbiamo fatto appunto fuori di casa, però abbiamo cresciuto molto, possiamo fare bene, diciamo così, dai. Adesso scendiamo in Lega Pro per occuparci del Teramo che questo pomeriggio si allena con un amichevole contro la Berretti. La partitella con la giovanile sarà l'occasione per mister Vivarini per provare nuove soluzioni per il prossimo match contro il Prato, uno dei possibili sostituti di Amadio che è squalificato. A centrocampo potrebbe essere Cenciarelli che andiamo ad ascoltare. Domenica abbiamo sbagliato del tutto atteggiamento, quindi è chiaro che la colpa è soltanto nostra.
Non ci sono scusanti, anche perché venivamo comunque da Pisa con una prestazione importantissima, e quindi il rammarico è questo, che abbiamo altalenato appunto le due prestazioni, siamo passati da un'estremità all'altra, e quindi è una cosa che comunque non va bene, con tutte le attenuanti del caso. È chiaro che domenica appunto l'atteggiamento è stato sbagliato, però l'unica cosa secondo me positiva di quella partita è stata comunque la reazione che abbiamo avuto il secondo tempo, che ti fa capire che comunque questa squadra ha avuto le palle comunque di cercare di riprenderla, perché dopo il 3-0 non tutti credo che avevano la forza mentale di poterci riprovare, invece noi abbiamo veramente rischiato di pareggiarla, e è una squadra che ha giocato completamente, cioè in un mese ha giocato sempre, quindi un po' di stanchezza nelle gambe forse ci poteva anche stare, però la mentalità è quella che non deve mai mancare, e domenica è mancata quella soprattutto. Stefano sappiamo che per noi è un giocatore importantissimo, l'anno scorso l'ho fatto una volta contro la Reggiana, non lo so, dipende dal mister, dipende se mi rifarà giocare, perché dopo la prestazione di domenica non so se me la faccia giocare, però è chiaro che io darò il massimo e se mi vorrà far giocare giocherò pure lì. Tu hai scelto di prolungare il contratto? Ah, perché comunque Teramo mi ha dato tanto in questi 2 anni e mezzo, e io spero comunque di poter ripagare questa fiducia che mi hanno dato con magari degli obiettivi importanti che ci siamo prefissati nonostante abbiamo perso questa Serie B, e il mio obiettivo comunque è quello di andare in Serie B. Restiamo in Lega Pro, adesso ci occupiamo dell'Aquila Calcio, il sodalizio rossoblù, come anticipato ieri sera nella puntata di Pro Teramo, che ha visto la partecipazione dei vertici societari, si arricchisce di 3 nuovi sponsor. Main sponsor l'azienda aquilana Sodifa. Germana Dorazio. Nuovi sponsor per l'Aquila Calcio sono stati annunciati in anteprima nel corso della trasmissione Pro L'Aquila condotta da Giulio Nardi su TV6. La società rossoblù, presente quasi al completo negli studi di TV6, ha ufficializzato le 3 nuove aziende che daranno un sostegno importante ai rossoblù. Il main sponsor sarà la Sodifa di Dino Di Fabio. Il gold sponsor è la RBM Spa, azienda bresciana già main sponsor nella passata stagione. Infine il platinum sponsor è la GP Intech di Altavilla Vicentina. Con questo nuovo apporto la società conferma che andrà avanti nel campionato e soprattutto nel progetto dell'Aquila Calcio. Più volte l'abbiamo detto, noi ci rammarichiamo del fatto che non abbiamo preso questa società dall'eccellenza, in modo che tutti gli step per noi fossero stati di esperienza assoluta. Ci siamo ritrovati già nella Lega Pro, Lega, insomma, categoria molto difficile, dopodiché tutto quello che abbiamo acquisito in questi anni, diciamo che soltanto adesso ne abbiamo riscontro, adesso che veramente tocchiamo con mano la realtà, e da questa esperienza, purtroppo molte negative, alcune positive, noi riusciamo a fare un budget di quello che sarà il futuro. E questo è il messaggio, certo, che noi, noi continuiamo, io ripeto, noi non c'è giorno che non ne parliamo. È tutto per questa prima edizione del TG6, io vi ricordo il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19, grazie per essere stati con noi, buona giornata.